Casa Sicura Giorgio Tesi, la struttura didattica dei Vigili del Fuoco a Pistoia dedicata alla sicurezza domestica, ha festeggiato con tante iniziative il suo 5° compleanno. Una ricorrenza che nei festeggiamenti è stata associata a altre celebrazioni del Corpo dei Vigili del Fuoco e dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, i cui volontari prestano il loro servizio per tenere aperta Casa Sicura e per gli incontri e le visite che vi si realizzano. Abbiamo i due festeggiamenti, primo il compleanno di Casa Sicura e sono i 5 anni, e poi abbiamo da dare un'onorificenza a Luciano Burchietti, che diventerà nostro socio onorario per il lavoro che ha fatto e per le cose che farà nel futuro per la nostra associazione. Sono 5 anni che è nata Casa Sicura, è stato un progetto primo in Italia e fino ad oggi c'è stato 12.008 bambini. Siamo pieni fino al prossimo anno di richieste di tutte le scuole della provincia. E più un altro, abbiamo altri due avvenimenti, i 25 anni che è nato l'associazione, che oggi abbiamo tutti i pensionati, quelli che sono rimasti in vita, e festeggiamo anche quelli che sono morti, perché abbiamo i figli e le mogli. E il terzo avvenimento sono gli 80 anni della nascita del Corpo Nazionale. Per noi oggi è una festa grande. Con grande orgoglio possiamo dire che dopo 5 anni è una realtà che contribuisce effettivamente alla divulgazione della sicurezza a 360 gradi. Iniziare con i ragazzi, i bambini che vengono qui a visitare Casa Sicura, e grazie all'attività dell'associazione, degli ex Vigili del Fuoco, ma anche dei tutor che sono personale ancora in servizio al comando, quindi da questa dicotomia nasce sicuramente la volontà di portare avanti e di contribuire efficacemente alla divulgazione della cultura della sicurezza.